io senza prendere medicinali non riesco assolutamente a dormire un po' di ore. E il non dormire, mi creda, è una cosa terribile, terribile. Io le 4-5 ore le devo in qualche modo dormire, perché altrimenti sto male. Se non fosse stato un insonne, forse avrei potuto fare cose migliori, fatte meglio. Per me l'insonnia è una malattia grave, grave, tante volte sottovalutata. Non dorme, non son desto, è particolarmente significativo il nostro titolo di oggi, perché è vero che chi dorme male o non dorme a sufficienza non può essere sveglio durante le ore che sono normalmente destinate all'attività. È anche vero forse che sono troppe le ore che noi normalmente destiniamo all'attività, quello che ci viene chiesto anche di fare. Oggi questo è il nostro argomento. E intanto per inquadrarlo vi faccio vedere un paio di dati che abbiamo riassunto in altrettanti cartelli, così vediamo di che numeri stiamo parlando. Cominciamo allora. L'insonnia, il 35% delle persone dormiva 8 ore nel 1998, nel 2005 questa percentuale è scesa al 25%. E andiamo avanti con un altro cartello. Negli ultimi 50 anni, quindi possiamo dire che c'è stata una riduzione di sonno di circa 2 ore al giorno per persona. Ecco di cosa stiamo parlando. Vi presento in studio oggi, abbiamo il dottor Pierluigi Innocenti, buongiorno e benvenuto Buongiorno a lei. a Fuori TG, che presiede l'ASIREM, che è l'Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l'Educazione nella Medicina del Sonno. Esatto. Che cosa fa questa Beh, associazione? noi siamo nati neanche da molto tempo proprio per cercare di riportare il sonno nella dovuta importanza, perché ci siamo accorti che ormai viviamo in società in cui il sonno è sempre più compresso. Perdiamo molte ore di sonno, gli insonni sono sempre di più e, come ha detto anche la signora all'inizio del servizio, non consideriamo l'insonnia una malattia, invece è una patologia grave che sta causando anche non solo problemi dal punto di vista di vita sociale, di relazione o quant'altro, ma ha degli effetti molto importanti anche sulla salute delle persone, perché causa Certo, molte patologie. causa molte patologie, poi ce ne parlerà nel corso di questa puntata. Vedete che in studio abbiamo Enza Mirafesta, Buongiorno. buongiorno. Enza, che ha realizzato anche uno dei servizi che state per vedere in questa puntata e che oggi segue per noi Twitter in diretta. Quindi vi invitiamo ancora una volta a scriverci, già lo avete fatto in tanti, continuate a farlo perché abbiamo già i primi commenti che Sì, possiamo ne sono arrivati leggere. tantissimi. Il primo che possiamo leggere è quello di Rocco, che dice: quando ti svegli alle 2:40 e non ti resta che l'hashtag insonnia. Ovviamente è una Quello l'abbiamo battuta. lanciato noi venerdì ai nostri Ma è telespettatori. interessante quello che scrive Gattanera: quando finalmente all'1:30 di notte ti metti felice a letto stanca morta, ecco, proprio in quel momento l'insonnia si impossessa di te. Dottor Innocenti, che vuol dire questo? All'1:30. Vuol dire che probabilmente, Aveva beh, ci sonno, possono però. essere molte, ma la stanchezza può essere fisica e magari non mentale. Ci sono molte persone che comunque non riescono a rilassarsi mentalmente. Per poter andare incontro al sonno, è importante anche che l'attività mentale si tenda a ridurre, mentre molto spesso noi rimaniamo iperattivi la sera, cioè facciamo il lavoro la sera, facciamo i compiti la sera, stiamo Ci sui conserviamo una serie di tablet. attività che Esatto, ci quindi tolgono il la sonno. sera Allora, dovrebbe essere una fase di preparazione al sonno e quindi spesso non è così. troppo spesso, come ha scoperto anche Enza Mirafesta Sì, andando a Bologna, al centro del al sonno. centro del sonno. Allora, cominciamo da questo filmato. Questo è una sorta di orologio che metteremo nel polso della mano non dominante. Dormo male da 15 anni, anno più, anno meno. Ho ereditato questa insonnia dall'ospedale, dalle guardie ospedaliere notturne. Il dottore Enrico è qui al centro del sonno dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna per trovare una soluzione alla sua insonnia. Il mio sonno è uno stato di dormiveglia discontinuo, non mi rendo conto di quanto tempo dormo. Per questo indosserà una sorta di orologio elettronico che registrerà i suoi movimenti di giorno e di notte per capire quante ore dorme. Intanto, al piano di sopra, alcuni pazienti fanno la polisonnografia sotto lo sguardo attento del team del centro. Si vede il paziente
registrato in video e simultaneamente una serie di parametri fisiologici che vanno dall'elettroencefalogramma all'attività muscolare, al respiro, all'attività respiratoria. E questi sono i parametri, diciamo, standard che ci consentono di dire come una persona dorme, la qualità del sonno quindi di una persona e quanto sonno una persona effettua nel corso delle 24 ore. L'insonnia si può definire una malattia? Va considerata come una malattia? Prima di tutto l'insonnia può essere un campanello d'allarme per un'altra malattia. Soprattutto il restringimento del sonno rappresenta un rischio importantissimo per il nostro sistema metabolico, cardiocircolatorio e anche per il sistema che controlla il consumo del glucosio. La risposta all'insonnia cronica sono i farmaci, che però vanno presi con cautela. Bisogna cercare di utilizzare i farmaci alla minor dose efficace e soprattutto evitare di incrementare nel tempo per dare poi luogo a dei fenomeni di dipendenza. Ma farmaci a parte, è fondamentale un buon comportamento a letto. Utilizzare il letto soprattutto per dormire, quindi non fare altre attività nel letto che non siano quelle che si fanno a letto, tipo mangiare a letto. Bisognerebbe anche evitare di avere degli strumenti elettronici accesi nella stanza durante la notte, dormire in una stanza a temperatura controllata che non sia né troppo caldo né troppo freddo, spegnere le luci durante la notte, perché se c'è la luce la melatonina non viene prodotta. E infine, se c'è una notte brutta o anche se ci sono due notti brutte, fare lo sforzo per alzarsi alla mattina. Dunque, dottor Innocenti, ci sono quelli che dicono che hanno bisogno del televisore acceso per potersi addormentare. Beh, comunque il televisore, anche se meno forse del computer o dell'iPad, sicuramente è anche un modo per tenersi attivi mentalmente. Quando entriamo nella camera da letto dovremmo avere dei messaggi che favoriscono il sonno, quindi creare una stanza assolutamente dedicata, come diceva il collega prima, esclusivamente a dormire, quindi deve essere quasi un santuario, mentre noi ormai in camera ci facciamo di tutto. È vero. Questo non attiva anche, cioè il nostro cervello ha necessità anche di messaggi per dire che stiamo andando a letto. Qui si il stacca. Televisore non esatto, è un modo per dare questo messaggio al nostro cervello. E poi tutte le fonti luminose, comunque, come sentivamo, determinano anche una riduzione della produzione comunque di melatonina, che è l'ormone fondamentale per poter dormire bene la notte. Quindi esporsi anche i telefonini di oggi, gli smartphone, per quanto piccoli, emettono una quantità di luce e soprattutto emettono le cosiddette luci a onde blu che inibiscono in modo selettivo la produzione di melatonina. E quindi questo sta alterando completamente uno dei nostri ritmi fondamentali, perché il sonno insieme all'alimentazione, così come il bere, è uno degli aspetti fondamentali della nostra vita e questo ce lo siamo dimenticati.